L'anno scorso, durante la registrazione del podcast di DJ on the Road, il programma che per anni ho condotto su Radio DJ, ho avuto il piacere di incontrare e conoscere Maurizio Carucci, leader degli Ex Ottago. Andatelo a cercare il podcast su Spotify, cercate DJ on the Road, dovrebbe venire fuori, è stata una bella chiacchierata. E Maurizio, tra le varie chiacchiere, mi ha illustrato, mi ha mostrato, perché lui vive qui, la bellezza della incontaminata, mi verrebbe da dire, Val Borbera. Pedalare il gravel, ma poi in generale tutto ciò che ha a che fare con la bicicletta, non vuol dire provare a vedere se ci metto un minuto in meno a fare il solito percorso. Lo slogan "non ci sono atleti ma solo viaggiatori" non l'ho coniato, come si dice in questi casi, in maniera del tutto casuale. E quello che sto facendo oggi è proprio questo: pedalare in questa zona, su queste strade. Probabilmente non incontrerò un millimetro di strada ghiaiosa, ma l'idea di ritrovarmi in un posto che non ho mai visto e che non conosco mi dà un po' di adrenalina, mi dà voglia di mettermi in gioco. Ecco, questo è quello che troverete sempre su questo canale. Ci tengo tanto a ribadirlo, perché spesso metto la dicitura percorso in gravel, ma qualcuno forse l'ha detto tempo fa. Che cos'è il gravel? Temperatura continua ad alzarsi, credo di essere arrivato quasi a 24 gradi, mi sono cambiato, sono in maglietta col collo alto, giusto per prevenzione. Sono a Cantalupo Ligure, credo si chiami così, ma in un tempo e in uno spazio indefinito. Pedalo da, non lo so, da un'ora, un giorno, un anno, 20 minuti. Spero che con il video riesca a farvi vivere il senso di alienazione che si prova a percorrere queste strade al 4 di febbraio con circa 24 gradi, in completa solitudine. Questo è quello che succede al Garmin quando si sta per affrontare una salita e dovrei dirigermi, se ho imbroccato la strada, verso il Colle San Fermo. Silenzio.
paesino, il paesino di Agneto. Sto pedalando praticamente in solitaria, non c'è nessuno, veramente nessuno. E le serrande completamente chiuse, l'assenza di qualunque tipo di suono da parte del paese mi fa pensare appunto che sia abbandonato, immagino. Io non so se sono selvatici, ma eccezionale questa cosa. Superato Agnone vi ritroverete su una strada non asfaltata o comunque a tratti incredibilmente quasi asfaltata, ma soprattutto in gravel ovviamente, e con una pendenza molto molto importante che vi renderà ancora più estranei rispetto al mondo. Come spesso accade in questa stagione tutta matta, dove si passa da 21 gradi al sole, improvvisamente, come potete vedere, c'è un pezzo tutto innevato sul percorso e sulla traccia che devo seguire. Colle San Fermo, mi piacerebbe poter far volare il drone, ma il vento è a tratti molto intenso, in dei momenti invece un po' più calmo. Alla fine il mio è un piccolissimo drone che possa veramente fare danno. Quella che vedete là dietro è questa meravigliosa chiesetta che c'è lì, e il colpo d'occhio è davvero impressionante. Adesso si va giù in discesa, c'è ancora un po' di batteria del drone, quindi forse partiamo, va.
tornato al punto di partenza, cioè sera Valle Scrivia, giro molto divertente, molto bello, poi le considerazioni le facciamo come al solito seduti comodamente in poltrona. 60-70% asfalto, il restante gravel, ma il gravel lo assaporerete molto perché non me lo aspettavo, è tutto in salita, immersi nel bosco, nel nulla più assoluto, quindi vi lascio al collega in studio perché secondo me ha un po' di considerazione anche lui da fare. Beh, in realtà di considerazione da fare seduti qui sul divano non è che ce ne siano tantissime, perché parlo agli iscritti in questo momento, non so se ve ne siete accorti, ma pian pianino tutta la parte che riguarda il racconto, la descrizione appunto a posteriori del giro sta sempre di più diminuendo, si accorcia sempre di più, proprio perché la mia idea è pian pianino raccontarvi quello che accade sul campo, come sta accadendo in queste ultime puntate. Vi piace questa cosa? Dai, lasciatemi un commento che ci tengo molto a leggervi. Adesso parlo però a tutti gli altri. Benvenuti viaggiatori, sono Frank, come ogni giovedì ci ritroviamo qui sul canale YouTube. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, tanto è gratis, lasciate un mi piace per raccontare di viaggi, di uscite da weekend o appunto di viaggi in bicicletta da gravel, che è quella che vi permette poi di affrontare ogni tipologia di territorio, ma soprattutto in solitaria, perché per me questo è il modo di viaggiare, molto personale, ma che mi permette di essere più a contatto poi con la natura, col paesaggio e in questo caso con gli Appennini. Nel caso specifico l'avete sentito proprio dal socio pochi istanti fa durante il video, l'Appennino Ligure. Siamo in Liguria alla fine, no? Un po' Liguria, un po' Piemonte, siamo in Val Borbera, valle che non conoscevo e quindi che ho voluto pedalare. Percorso molto molto bello, soprattutto mi è piaciuto, come ho detto pochi istanti fa, la possibilità di avere tutto il pezzo in gravel in salita. Io adoro questa cosa perché si è ancora più immersi nella natura. In questo caso, una volta arrivati appunto al paesino di Agneto, paesino che ho scoperto non essere disabitato, ma essere abitato da 12 persone almeno, queste sono le informazioni reperite in rete. Vi prego, se conoscete qualcuno, se voi stessi che state guardando questo video siete di quella parte del mondo, mi viene da dire, lasciatemi un commento perché sono molto molto curioso. Dicevo, salita abbastanza impegnativa, ma davvero il giro è proprio alla portata di tutti, mi sono molto divertito. Non perdetevi, magari cercando di arrivare in quella zona un po' prima, tutta questa parte qua fino a Isola del Cantone. È veramente 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 spettacolare passare in mezzo alle gole. Io ci sono passato oramai al tramonto, ma non oso immaginare in primavera o estate quanto possa essere divertente. Io, se vi va, vi aspetto giovedì prossimo sempre alle 18:30, sempre qui su YouTube, anche su Instagram per qualche foto. Grazie.